Buongiorno, come state? Salve ragazzi, io sono Briller. Allora ragazzi, ci troviamo in una situazione unica perché sono americano, sì, ma ho vissuto in Italia da qualche anno. Diciamolo chiaramente, sono stato italianizzato. Sono sempre americano, sono sempre fiero di essere americano, sono patriottico come tutti qui. Ma è vero che sono stato italianizzato? Sì, e quindi adesso che sono tornato in America, come vedete, pensavo fosse necessario condividere le impressioni dell'America, ma da chi? Da un americano che è stato italianizzato. Quante volte avete sentito questa cosa? Impressioni dell'America da un americano che è stato però italianizzato. Perciò questo video sarà unico. E quindi ragazzi, iniziamo con la prima cosa che ho notato degli Stati Uniti. Quando sono sceso dall'aereo, sono andato in giro e ho visto delle persone. Non si scherza quando si dice che l'America ha delle persone obesi. Ok? Ci siamo? Non so se è il fatto che sono stato italianizzato e sono abituato alla gente molto magra e in forma, ragazzi. Ma qui sì che sono obesi. Mamma mia, però, oh, ma tutti, tutti proprio. Cioè, sono sceso in Atlanta, Georgia, che è comunque uno degli stati più obesi di tutti i 50 stati, e vengo dal Colorado, uno degli stati, anzi lo stato meno obeso di tutti i 50 stati. Quindi grazie Colorado, un bellissimo stato, andateci vi prego, non è solo New York l'America. Comunque Georgia è uno stato obeso e si vedeva, vi dico soltanto questo, si vedeva e ci sono rimasto. Ci sono rimasto. La seconda cosa che ho notato, sempre subito quando sono sceso dall'aeroporto, quell'aeroporto faceva un freddo, non so spiegarmi come un italiano vero, ma tipo un freddo del cane. Mi sembra giusto. Avete capito? Comunque, un freddo freddissimo. Ma è estate. Perché? Aria condizionata. Mazzo! Sti americani amano quell'aria freschissima e fredda. Prima dicevo sempre, oddio, adoro da morire l'aria condizionata. E lo dico ancora, Però quell'aeroporto faceva un freddo del cane e effettivamente mi sono dovuto mettere la felpa. E so che gli italiani sarebbero felicissimi di saperlo, perché adesso dicono, brah, hai visto? Quindi vi faccio un applauso. Siete stati sempre furbi, vedevate 10 mosse avanti. Claps. Bravi. Very good, very good. La terza cosa che ho notato, ho dovuto aspettare di arrivare fino a casa, ma avevo un po' fame dopo un viaggio lunghissimo di 20 ore. Quindi sono arrivato, ho aperto il frigo e quello che ho trovato è il numero 3 in questa lista. Perché cosa ho trovato? Grazie i miei, grazie per fornire molto bene questo frigo sapendo che il tuo giovanotto arrivava. Thank you very much mom, thank you very much dad. Speriamo che non guardino questo video poi, perché poi si incazzano e dicono oh, disgraziato del cavolo. Però mi sa che un frigo italiano, qualsiasi frigo italiano, ricco o povero, nord o sud, avrebbe avuto più cose buone poi. Ci sono rimasto. Ci sono rimasto. Numero 4. Oh, ma bra, ma stai dicendo soltanto cose brutte sull'America. Non è vero. Perché numero 4 ho notato dopo qualche giorno in America. L'America, non so se è soltanto per me, ma è un paese facile. Convenience, ragazzi, questa parola non esiste neanche in italiano. Devi fare una cosa. Devi completare un compito, devi fare le spese in generale nella vita, devi fare i tuoi compiti quotidiani. Lo trovo più facile in America per andare in giro, per servizio, per disponibilità delle persone e tipo la volontà di aiutare. Parcheggio, traffico, era facile, ci sono rimasto e ho detto oh. Ma è veramente così facile qua? E mi hanno detto, sì, bra, che cazzo vuoi tu? Ho detto, ma sto scherzando perché non capiscono l'italiano qui, ma a volte vado avanti scherzando con me stesso, quindi scusate, ma per dire no,
era più facile, convenience, top, America, thank you. E ragazzi, la quinta cosa che ho notato, essendo un americano che è stato italianizzato, gli americani sono molto amichevoli, molto amichevoli, anche con gli sconosciuti, gente che non conosci. Siamo andati ad un tipo di ristorante in cui vai tipo alla cassiera per ordinare, e anzi dalla barista. Quindi ci sono andato e ho chiesto uno Sprite, che è un tipo di bibita. Mentre questa donna mi riempiva la bibita di Sprite, mi iniziava a parlare. Stai passando una bellissima giornata? Io, eh? Sì, yeah, I'm having a good day. You? Sì, è una bellissima giornata. Cioè, iniziava a parlarmi. Ho pensato, ma questa è proprio americana. Boh. C'è chi sta dicendo adesso, ma in Italia pure fanno così, bra. Può darsi, ma così, cioè, lei che fa tipo, so, are you having an amazing day today? Cioè, ho detto, che cazzo ti frega però? Anzi, non ho detto questo perché, di nuovo, manco lei capisce l'italiano. Però ci siamo, sì, andiamo avanti. E ragazzi, l'ultima cosa che volevo aggiungere. Sono in Florida. Non so se avete presente com'è la cultura floridiana rispetto ad altre parti degli Stati Uniti, ma diciamo che la gente, oltre che essere soltanto obesi, non gliene frega dei vestiti, del vestirsi e del portarsi bene. Questo è chiaro. Tutti con le ciabatte, tutti con le ciabatte, tutti con le magliette tipo molto larghi, senza maniche. E tenete in mente che sono anche un po' tipo obesi, tipo col cappellino, con la barba, cioè sto esagerando un po' perché mica tutti, cioè i miei, per dire, non sono così, quindi i miei sono migliori di tutti. Sto scherzando, ma sono sollevato che i miei non si vestono così. E comunque diciamo che un italiano tipico, soprattutto del tipo, non so se sei di Milano, tipo Viterbo, quindi ci tieni tantissimo a queste cose, verresti qui e diresti devo andarmene. Comunque ragazzi, nonostante tutto, sono felice di essere qui. Vedete un po' questa piscina. Tra l'altro oggi deve essere un uragano, quindi nel caso che qualcosa va male, è stato un piacere conoscervi e ci vediamo, speriamo, nel prossimo video, ok? Peace out!